Richard Sandoval è uno chef specializzato in cucina latinoamericana che ha ristoranti in tutto il mondo, fra cui Toro Toro presso il Governor House Hotel a Dubai. Oggi impariamo con lui a fare un ceviche. Chef Richard, sono emozionatissima. Ci può parlare del ceviche che ci prepara oggi? Ah, è un classico ceviche peruviano. In Perù usano il lecce di tigre come base per il ceviche, poi incorporano sapori diversi. Lecce di tigre, sì, latte di tigre. Latte di tigre. Non c'entra niente, ma si chiama latte di tigre, i peruviani sono così. Ok, al lavoro. Per cominciare, Richard prepara peperoncini, cipolla e coriandolo affettati, cubetti di branzino fresco e patata dolce cotti in succo d'arancia e lime e conditi con zucchero, anice stellato e cannella. Abbiamo tagliato il pesce a cubetti, adesso? Ora passiamo al lecce di tigre. Per prima cosa prendiamo il sedano, lo tagliamo così. Mettiamo i pezzi nel frullatore, poi aggiungiamo lo zenzero. Un po' di aglio, cipolla rossa. È come un frullato molto sano. Esatto. Aggiungiamo il nostro pesce fresco. Per la base del ceviche in genere si usa pesce più caro. Ora usiamo solo pesce bianco, quindi non deve essere necessariamente a livello di un sashimi. Richard mette nel frullatore brodo di pesce, coriandolo, peperoncini, abanero senza semi, succo di lime, sale e pepe. Ora coliamo il nostro lecce di tigre. Ora prepariamo la salsa di avocado. Esatto, useremo due avocado. Consiglio di usare avocado Hass, che sono molto cremosi. Li tagliamo a metà. Vedo avocado Hass di molti paesi diversi, Messico, Stati Uniti. Quali sono i migliori? Chissà come mai me l'aspettavo, detto da un vero messicano. Aggiungo un po' di coriandolo fresco, un po' di succo di lime, metto il nostro peperoncino serrano. Abbiamo rimosso i semi, così non sarà troppo piccante. Un pochino di sale e poi prendiamo il nostro frullatore a immersione. Siamo arrivati all'ultima tappa. Come sapete, abbiamo finalizzato il nostro lecce di tigre, abbiamo tritato gli ingredienti, abbiamo tagliato il pesce a cubetti. Ora andiamo a unirli tutti insieme per fare il ceviche. Quindi innanzitutto prendiamo il pesce e aggiungiamo un po' di peperoncini. Poi aggiungiamo la cipolla e un po' del nostro coriandolo fresco. Aggiungo un po' di patata dolce, aggiungiamo la cancia. Mi parli di questo ingrediente. È una specie di mais peruviano, è disidratato, dà una consistenza davvero gradevole. Lo importiamo dal Perù, vorrei dire dal Messico, ma non ce l'abbiamo in Messico. Aggiungiamo il nostro lecce di tigre, un po' di sale ed ecco il piatto finito. La patata dolce aggiunge un delizioso tocco di arancione. Ora può vedere il risultato del nostro lavoro e dire che cosa ne pensa. Senta come sgranocchia, la consistenza e i sapori. Il pesce è fantastico. Morbidissimo. Vede cosa fa la patata dolce? C'è l'acido, un po' di piccante, un po' di dolce. È tutto un equilibrio, un contrasto fra i sapori. Molto equilibrato, l'adoro. Assolutamente capisco perché questo è il piatto nazionale del Perù.